La nostra associazione da quasi 40 anni si occupa di problemi di marginazione, di tossicodipendenze, di dipendenze varie, di disagio, ma da 15 anni, anzi 16 anni, perché abbiamo cominciato nel 2000, ci occupiamo anche di gioco d'azzardo patologico. Patologico, ma non solo, oltre agli interventi per giocatori patologici, facciamo interventi di prevenzione, interventi di informazione, interventi di formazione e ovviamente incontri con le scuole, con le persone più giovani che sono poi le più vulnerabili rispetto a questi temi.